conosciuto Gaetano Gebbia sin dal primo anno che è arrivato a Reggio. Ho avuto la fortuna di averlo 6 anni come assistente allenatore di vari Benvenuti, Puglisi, Zorzi e Recalcati. Sappiamo tutti quanti quello che ha fatto per la Pallacanestro Reggina, il settore giovanile che è riuscito a creare orgoglio della città e di tutto il meridione, e sappiamo benissimo che la carriera che ha fatto, sia nel settore scuole nazionali, sia come primo allenatore della Viola stessa. È un ragazzo che è cresciuto andando via da casa molto presto, ma con le idee molto ben chiare. Ho avuto la fortuna di averlo anche quasi 8 anni con me a fianco con la Lumaca come allenatore di ragazzi. Si è messo in gioco allenando anche ragazzi e ragazze di ogni età e ci ha lasciato veramente tanto. Ci ha fatto crescere, ci ha aiutato in ogni momento della giornata e in ogni momento della vita sociale. Ai ragazzi se lo ricordano tutti con grande affetto e tutti quanti sono addolorati della sua scomparsa prematura. Due aneddoti veloci che io ricordo veramente con tanto affetto. Il primo che riguarda il giudice Viola, che il primo, forse il secondo anno che Gaetano era qua a Reggio, mi disse: Lucio, Gaetano diventerà qualcuno. E non aveva visto bene. E il secondo, quello che diceva sempre ai ragazzi prima di cominciare ogni camp con noi, e con noi ne ha fatti ben 7, questo sarebbe stato l'ottavo, che purtroppo ha iniziato a modo suo, lasciandoci il ricordo proprio ieri all'inizio del nostro ottavo camp che sarebbe stato fatto insieme. Lui diceva sempre ai ragazzi: io mi auguro che alla fine del camp voi vi ricordiate una sola cosa di quello che abbiamo fatto e una sola cosa che vi sia rimasta in mente. Vuol dire che il camp ha avuto successo. E io questo lo ricordo veramente, che lui ha sempre dato veramente tanto, e soprattutto non tanto dal punto di vista cestistico, perché era innegabile il suo valore, ma dal punto di vista umano, perché ha aiutato i ragazzi a crescere, a capire le regole, a capire l'importanza, il rispetto della squadra, il rispetto della maglia che si indossa, e che bisogna sempre dare il massimo e il meglio di se stessi e poi uscire dal campo soddisfatti, sia che si perdeva sia che si vinceva. Il rispetto soprattutto verso gli arbitri, verso gli avversari, verso i compagni, non transigeva. E questo era un messaggio forte da dare a tutti noi.